Ciao a tutti i lettori di Ginger Generation e ciao a Daniel, bentornato. Ciao. Bentornato, come stai? Tutto bene. Tutto a posto. Allora, Daniel, siamo qui per parlare un po' dei tuoi progetti musicali, sì. Direi attuali, già passati, ma soprattutto futuri. Allora, partiamo dall'ultimo singolo, da uno degli ultimi singoli che hai pubblicato, sì. Che si intitola Ti ho sognato. Di che cosa parla questa canzone? Allora, Ti ho sognato praticamente un sogno che ho fatto 2 giorni prima di scriverla. Praticamente ho sognato questa ragazza che ancora ad oggi non capisco tanto, cioè il volto non era ben definito. Mm-hmm. E praticamente ho sognato che stavo praticamente seduto con un foglio e una penna, c'era questa ragazza accanto. Questo sogno sarà durato tipo 30 secondi, pochissimo. Okay. Infatti dopo mi sono subito svegliato e ho deciso in treno, 2 giorni dopo, di scriverla. Perché poi ogni tanto io sono un po' così, ho il bisogno proprio di scrivere una canzone. Quando c'ho bisogno di scrivere una canzone, comunque le cose che ho passato nei giorni precedenti ritornano, capito, nel testo, nella scrittura, tutte queste cose qua. E in quel giorno lì in treno, infatti nello special scrivo su un treno, e stavo su un treno e mi è venuta da raccontare questa storia, questo sogno che avevo fatto. Ok. E questa canzone è una bella reggaeton, c'è cioè un bello stile, bello. Sì, sì, sì. E le canzoni precedenti invece non erano esattamente così. Come ti sei spostato verso questo? Ma perché è stata una decisione mia che ho voluto prendere. Infatti ho detto da questa canzone in poi proseguirò soltanto con il genere reggaeton, perché mi è sempre piaciuto. Infatti ho iniziato ascoltando una canzone non reggaeton, ma che comunque faceva ballare. Infatti io non mi limito magari soltanto al reggaeton, io amo la musica che fa ballare, perché amo vedere la gente che balla con le mie canzoni, che sorride e tutte queste cose qua. E quindi magari, infatti la prossima che uscirà, primo esatto, spoiler. Esatto, partiamo con gli spoiler. La canzone che uscirà non è del tutto reggaeton, capito? Ok, ok. Per adesso... cioè, è reggaeton, c'ha una base reggaeton, però è tanto altro. Ok, per adesso per titolo e data aspettiamo ancora, quindi uno spoiler, sì, sì, giusto? Sì, questo è uno spoiler. Ok, quindi... perché tantissime fan ci hanno chiesto poi su Instagram, fan ci ha fatto tantissime domande, quando esce la canzone nuova, quando esce la canzone nuova. Ragazze, dobbiamo aspettare ancora un pochino, sì, per le news varie eventuali. Pochissimo però. E l'altra domanda è relativa al fatto se sei intenzionato a fare comunque un disco o se continuerai con questo singolo dopo singolo. L'ho sempre sognato di fare, questo è un altro spoiler che non potrei fare. Okay. Non faccio, perché... vabbè, però... non è uno spoiler, però se mi dici no, sogno di fare un disco comunque... però se sogno di fare un disco è molto probabile che lo farò prima o poi, okay, non tanto lontano. Ti va di raccontarci il tuo rapporto con TikTok? Perché è un social che sta andando tantissimo ultimamente. Sì, esatto. Secondo me ti piace? Lo usi? Secondo me TikTok, non magari quest'anno, ma già dall'anno prossimo sostituirà un po' tutti i social, secondo me. Ok, ci sta. Sì, ci sta. Perché è un social veramente che sta andando fortissimo. Infatti anche io ultimamente mi sono ritrovato magari a fare un sacco di TikTok sulla mia, esatto, canzone. Esatto. Ci sono di fatto le challenge. Sì, 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 sì. Io infatti ogni volta che faccio partire una canzone anche con Astoli in precedenza, facciamo partire sempre questi TikTok, che tipo con Fulmine l'avevo chiamata Fulmine Challenge, con Ti ho sognato, l'ho chiamata Ti ho sognato Challenge. Comunque ci sono queste ragazzine che ballano, ragazzine, anche maschi, comunque hanno dato con Ti ho sognato. Infatti una cosa che mi ha fatto tantissimo piacere, mm-hmm, è che ho notato che Ti ho sognato, oltre a piacere tanto anche alle ragazzine, piace tanto anche ai ragazzi. Sì. Capito? Sì, sì, infatti. Sono interessante. Con Ti ho sognato ho allargato anche un bel po' il mio pubblico, infatti sono tanto. Ma funzionano più i ragazzi e le ragazze secondo te su TikTok? Vabbè, adesso, sono, adesso. Le ragazze su TikTok però dipende, perché va tanto anche la bellezza, da quello che ho potuto percepire. Sì, sì. Se un ragazzo è carino va anche il ragazzo carino. Ah, io ho provato a fare dei TikTok che sono bellissimi, ma non ho avuto successo. Adesso sei solo solista, giusto? Cioè noi ti possiamo considerare come artista, sì, solista, lontano poi di fatto da Astol. Esiste ancora il progetto? È un progetto che appartiene al passato in questo senso? No, posso dire che come progetto non è morto. Non è diciamo, morto, ok. Infatti anche su questa parentesi qui ci saranno anche tante sorprese su questo aspetto. Comunque siete ancora in contatto. Certo. Okay, okay. E l'altra delle domande evidentemente che più ci hanno fatto, senza poi entrare nel dettaglio, perché è il rapporto che hai con Suami, cosa ci puoi raccontare? Sono appena tornato da Firenze, quindi per farti capire. No, ma con Suami è un legame veramente forte.
fortissimo. Di solito quando sei ragazzino magari più tempo si passa insieme più ti stufi di quella persona, capito? Più magari il sentimento va, capito, a diminuire. Con lei è tutto l'opposto, infatti mi sto spaventando veramente tanto. Scusami, perché ti sei spaventato? Ma perché ogni giorno che passa comunque mi prendo sempre di più la stessa cosa lei nei miei confronti, no? Ok, quindi... ma è interessante sta cosa, bella. Sì, cioè... e poi diciamo che tutte le canzoni che ho scritto, quelle uscite e non uscite comunque, sono tutte dedicate a lei. Ok, quindi... tutte le prossime canzoni sono dedicate a parte ti ho sognato con il sogno comunque. Vabbè, ok. Però sì, le prossime canzoni, dico soprattutto le prossime, sì, diciamo okay, tutte sono dedicate. Questo spoiler ci piace molto, sono sincero. E senti, noi ti abbiamo conosciuto all'inizio, almeno anche noi ti seguivamo già dall'esperienza di Amici. Sì. Ti vuoi raccontarci cosa ti sei portato dietro di questa esperienza? Vabbè, Amici è stata un'esperienza che mi ha maturato tanto sia a livello artistico che a livello personale, perché poi alla fine sono entrato che in un anno, cioè un anno sembra poco, ma in un anno sono veramente cambiato, maturato sarà, ecco appunto quello che sono stato da Amici, cioè è stata secondo me un'esperienza molto, molto forte e che mi ha cambiato tanto, perché poi eravamo, cioè ero sempre a contatto con altri artisti comunque, capito, che avevano molto più esperienza di me, capito, io ero un semplice ragazzino che scriveva e scrive tuttora canzoni sue, cioè erano ragazzi con vocioni magari, ragazzi che scrivevano da chissà quanto tempo, e infatti io stando lì dentro, capito, ero tipo una spugna, capito, cioè ho preso un po' di quello e sono uscito ancora, cioè molto più forte, e infatti quando sono uscito da Amici non l'ho presa assolutamente male, l'ho presa come se avessi imparato veramente un sacco di cose, l'ho presa in modo positivo. Gran problema di lancio. Sì, sì, sì. Senti, nella tua vita, diciamo, privata, chi sono i tuoi amici? Con chi esci a parte magari? Allora, io di amici ne ho tantissimi, però di amici veri ce ne ho 3-4, okay, di amici veri, che passo veramente magari quando, che ne so, quando non ho nulla da fare a casa, quando magari voglio uscire un po', al posto magari di chiamarmi tizio che ho conosciuto 2 settimane fa, chiamo questi amici che li conosco ormai da 9 anni, da quando sto a Verona praticamente. Ok. E sono cresciuto con loro praticamente. Ti faccio l'ultima domanda. Le fan sempre su Instagram tantissime ci hanno chiesto in generale quali sono le occasioni in cui ti potranno incontrare, se hai già qualche programma. Ovviamente le classiche domande: vieni a Pescara, vieni a Napoli, vieni di qua, vieni di qua. Facci un po' di recap di questa cosa. Allora, l'unica cosa che ti posso dire momentaneamente è il 21 febbraio. Ok. Che ho questo meet and greet a Bergamo, uh-huh, e al Teatro San Carlo, dove praticamente ci sarà questo mini concertino, ecco, uh-huh, e dove chissà potrebbe esserci pure la nuova canzone, non chi lo so, sa, chi lo sa, aspettiamo, ci potrebbe essere come non ci potrebbe essere, e niente, comunque un mini concertino dove io comunque farò pezzi miei vecchi, uh-huh, e pezzi nuovi anche, tipo Ti ho sognato, e mini concerti allo stesso tempo meet and greet, perché infatti molte ragazzine mi hanno detto: Daniel, però io vengo tipo dalla Sicilia, perché ci sono ragazze che stanno, sì, venendo tipo da lontanissimo, ci sono io che vengo dalla Sicilia, però poi alla fine tutti i posti davanti sono finiti, anche centrali comunque, e si dovrebbe mettere alla fine. Io ho detto: guarda, non ti preoccupare, perché poi alla fine è un meet and greet, cioè nel senso ci abbracciamo, sì, ci sentiamo, sì, da vicino, ci parliamo, comunque non è un problema. Poi io come sono fatto, io sono un po' così quando canto, cioè nel senso scendo dal palco, mi piace stare a contatto. Sei caloroso, sì, sì, sono troppo. Mi piace stare a contatto tantissimo con i miei fan, quindi spesso scendo dal palco. Ok. Quindi per adesso solo 21 febbraio e poi si vedrà. Poi si vedrà. Ok. Un saluto ai lettori, alle lettrici di Ginger Generation.